faceva col mio lontano antenato. Progetto non in modo amatoriale, ma talvolta autoprodotto, al fine di realizzare migliori strumenti che nella vita quotidiana sono fondamentali per me e per gli altri, per vivere e perché no per sopravvivere. E mi accorgo che lo studio dedicato a un oggetto e alla sua comunicazione è lo stesso di molti anni fa. Con il nostro antenato è iniziata l'evoluzione dell'uomo, che ha proposto nell'arco della storia progetti non necessariamente grezzi e che in relazione del periodo storico in cui sono stati realizzati si sono trasformati a seconda della società e delle tendenze. Progetti intrisi di valore e significato che oggi fruiamo provocatoriamente, trasformati, abbelliti, sono sempre più belli, alla stregua di un'opera d'arte. Ma la loro funzione? Il messaggio scavalca la funzione del progetto. Sappiamo in che direzione stiamo andando. È vero che l'effimero sovrasta la funzione? Eppure l'aspetto estetico di un oggetto è opinabile, la sua funzione no. Certo, nel mondo di oggi abbiamo a che vedere anche con la globalizzazione, dove i competitor si moltiplicano a dismisura. Ma dobbiamo anche pensare che, seppur sia difficile emergere in questa vetrina globale, supportata da internet, la condivisione di un progetto in rete è un aspetto fondamentale del lavoro. Il nostro metodo di lavoro prevede il prestare una particolare attenzione alla coerenza delle necessità funzionali e tecnologiche degli strumenti di comunicazione che realizziamo sotto diverse forme e creare quella sintesi perfetta di innovazione della forma e razionalità. Questa è creatività. Ma se ci chiedessero di riprodurla in scala industriale? Questo nuovo approccio che punta su una produzione quasi artigianale non potrà probabilmente sostituire il precedente, di cui ricordiamo gli emblemi del design italiano come riferimento mondiale. Siamo qui quindi, come chi è venuto prima di noi, per rispondere a un'esigenza di proporre progetti funzionali che, seppur caratterizzati da estetiche personali, siamo certi che possano avere un più profondo appeal rispetto alla sola rivoluzione estetica dettata da correnti di pensiero. Ciò che funziona nel tempo dura, la moda è un'altra cosa. Questa è l'evoluzione, la rivoluzione. Le più buone intenzioni non devono rimanere un bla bla.